Vediamo di portare i compiti a casa, l'abbiamo detto ai volontari della Lega del Filo d'Oro, al decreto che c'è in discussione porteremo come emendamenti il riconoscimento della lingua dei segni per aiutare i sordi ed aiuti economici a tutti i bimbi, e sono tanti purtroppo che sono sia sordi che ciechi che disabili, al settore della calzatura che in questa zona ha il suo cuore. Chiederemo un contributo anche per le giacenze di magazzino, perché ci sono magazzini pieni di scarpe e ci sono centinaia di operai in cassa integrazione peraltro anticipata dagli imprenditori, non dallo Stato, e quindi vedremo di aiutare sia gli imprenditori che i lavoratori. Poi la prossima volta magari veniamo di tornarci con qualche commerciante, qualche residente per bene in più e qualche spacciatore in meno. Sono testone e me lo prendo come impegno. Come all'Hotel House di Porto Recanati, vediamo di riuscire a fare pulizia. In bocca al lupo e viva le Marche, grazie a voi per quello che farete. Grazie.